La situazione della scuola Gianni di Genova per la CGIL merita un approfondimento. Mancano spazi e aule, così le classi prime non si riformeranno perché alcuni genitori si sono visti respingere le richieste di iscrizione dei propri figli. Un campanello di allarme che per il sindacato potrebbe portare alla fine di una prestigiosa scuola primaria di quartiere. Per il sindacato ci sono tante responsabilità e torna comunque sempre lì la mancata ricostruzione delle scuole dell'Aquila. Il problema che abbiamo denunciato e non comunicato qualche giorno fa rispetto alla scuola primaria del Comune dell'Aquila Gianni di Genova riguarda fondamentalmente la mancanza di spazi per ospitare le due prime che si sarebbero formate. E è vero che è una mancanza oggettiva, ma ci stupisce sia la proposta che aveva fatto la dirigente, ossia quella di spostare le quinte in un'altra, nell'edificio della scuola media dello stesso istituto comprensivo, e sia il fatto che non si sia ragionato in tempo per risolvere il problema in concertazione con l'ente locale che ne è responsabile, ossia il comune. La Gianni di Genova è una scuola che ormai è prestigiosa, è una piccola scuola di quartiere che negli anni è cresciuta ed è un fulgido, diciamo così, esempio di come si possa lavorare e come si possa lavorare per una scuola inclusiva, perché la Gianni di Genova da anni, oltre ad ospitare i ragazzi e i bambini e le bambine del quartiere popolare, accoglie bambini provenienti da tutte le realtà socio-economiche e quindi ha realizzato, come dire, quello che dovrebbe essere l'obiettivo di tutte le scuole, ossia l'inclusività e il superamento della provenienza socio-economica.